La vetrina del commercio online, l'apertura continua dei negozi per evitare gli assembramenti e offrire un servizio in più alla comunità. La proposta è di Barbara Paravento, titolare di un negozio di casalinghi ad Avellino. Nonostante il periodo di paura e di crisi, dice: andiamo noi incontro allo shopping. Noi dobbiamo mantenere vivo il commercio, le buone abitudini, però appunto fare tutto in sicurezza. Quindi basterebbe un po' fare orario continuo tutte le attività, in modo che una persona quando esce di casa va alla posta, va in banca, va a fare la spesa e passa anche in negozio a comprare quello che occorre. Per cui non si sente privato della propria libertà e fa tutto quello che deve fare in sicurezza, perché l'unica arma che abbiamo oggigiorno è uscire meno di casa. Nel momento in cui usciamo facciamo tutto quello che dobbiamo fare. Un altro appello, una cosa semplicissima, il sindaco, l'assessore alle attività produttive: create una pagina in cui si mettano tutti i contatti di tutte le attività di Avellino, in modo che una persona facilmente trova il negozio o l'attività che occorre con i contatti, in modo che contatta direttamente l'azienda. Quindi chi ha il sito mette il sito, ma oggigiorno grazie a WhatsApp, Instagram e cose varie ci si raggiunge facilmente, in modo da tenere viva la città. E questo farà anche in modo di farci accettare un eventuale successivo lockdown. Però se uno si sente protetto e può fare le proprie cose in sicurezza, chiaramente tutto funziona meglio. Tanto come stanno andando le cose nel suo negozio? Stia, case relax, articoli casalinghi? Allora, è una situazione chiaramente generale, perché se la gente non esce di casa è chiaro che viene, cioè influisce tutto sulle vendite. È vero che fa scalpore il bar e il ristorante che chiude, però ne risentiamo tutti, ma ne risentiamo già da mesi. E il fatto di vedere le cose online comunque aiuta, perché invece di stare 20 minuti in un negozio, uno si è visto già gli articoli, già ha una visione. E poi comunque fare una cosa a metà, perché noi non vogliamo perdere il contatto con il cliente, perché noi su questo lavoriamo, noi negozi di vicinato lavoriamo tutti con il cuore, i nostri non sono clienti ma sono amici o persone come se venissero a casa. Per cui mantenere il contatto, vendere, però farlo in sicurezza e far stare anche bene le persone.